Il laboratorio MAPPA è nato nel 2011 all'interno del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa con l'obiettivo di studiare applicazioni innovative per la ricerca archeologica. Fra queste applicazioni rientra la possibilità di identificare e classificare in modo automatico e pertanto velocissimo le enormi quantità di frammenti ceramici che ogni scavo archeologico porta in superficie. Perché è importante studiare frammenti spesso di pochissimi centimetri apparentemente insignificanti? Perché quei frammenti costituiscono per gli archeologi il più formidabile strumento per datare e capire monumenti, complessi archeologici, eventi naturali come terremoti, alluvioni, oppure eventi umani come saccheggi, incendi, eccetera. Ma per farlo occorre che i frammenti vengano identificati uno ad uno e questo comporta un tempo infinito proprio per le grandi quantità di questi oggetti. La risposta a questa esigenza è venuta dall'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'ambito di un progetto di ricerca denominato Arcaide e di cui il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere è capofila, che è stato finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma Horizon 2020. Il progetto Arcaide mira a riconoscere in maniera automatica le ceramiche. Lo fa attraverso un sistema di intelligenza artificiale. Abbiamo cioè insegnato al computer a riconoscere i diversi tipi di ceramica, fornendogli migliaia e migliaia di fotografie, di disegni, in modo tale che lui fosse in grado di imparare, un po' come fanno gli studenti quando vengono a lezione. Attraverso un'applicazione che funziona sul proprio smartphone, sul tablet o anche sul computer, si può fare semplicemente una fotografia a un pezzo ceramico, inviarla al riconoscitore e avere in cambio 5 risposte. Queste risposte si possono verificare perché sono collegate a un database con tutte le informazioni relative a quel tipo di ceramica, altre immagini, disegni, luoghi dove è stato ritrovato. In più, tutte le informazioni possono essere anche archiviate all'interno dell'applicazione per poi poter essere riutilizzate in un secondo momento e utilizzare l'interpretazione storica. Al laboratorio MAPPA siamo archeologi, informatici, matematici e lavoriamo sui dati archeologici. Lo facciamo con nuove tecnologie, con strumenti di livello avanzato, con team internazionali. Abbiamo diverse collaborazioni e le nostre sfide per il futuro sono proprio quelle di analizzare i dati con tutte le loro potenzialità, soprattutto i big data, quindi questa grande mole di dati che ci consente di avere nuove risposte a interrogativi sul passato ma anche sulla nostra società contemporanea, perché un'altra delle nostre sfide è proprio quella di analizzare la nostra società attraverso la tecnica dell'archeologia.